Il meccanismo per fare soldi attraverso finte assunzioni l'avevano studiato bene. Una serie di società attraverso le quali un commerciante nigeriano di 54 anni con varie attività nei pressi della stazione ferroviaria di Padova assumeva extracomunitari il tempo necessario perché questi ottenessero permesso di soggiorno e rinnovo di esso. Una volta regolarizzati, datori di lavoro e dipendenti decidevano di comune accordo di troncare il rapporto. In qualche caso, però, i dipendenti venivano licenziati. Il giochetto costava a ciascuno qualcosa tra i 1.000 e i 1.200 euro. Tirare le fila il nigeriano finito in carcere per immigrazione clandestina insieme ad un consulente del lavoro padovano. Ovviamente tutto ciò avveniva in cambio o di una congrua somma di denaro intorno ai 1.200 euro o offrendo poi prestazioni di lavoro a nero. Allora la squadra mobile di Padova è arrivata grazie alla segnalazione della direzione provinciale del lavoro. Le prime indicazioni giunte dalla direzione provinciale del lavoro con cui abbiamo lavorato a stretto braccio e dell'ufficio immigrazione era proprio questa anomalia, cioè un bar di piccolissime dimensioni che in un solo mese risultava avere circa 40 dipendenti. Oltre a favorire l'immigrazione clandestina e a speculare, questa pratica facilita la regolarizzazione di soggetti poi atti a delinquere, dal furto allo spaccio di droga. Sono soprattutto delle attività orrende perché approfittano chiaramente della necessità da parte di alcuni soggetti di avere il permesso di soggiorno e quindi pur di ottenerlo sono disposti a tutto. Sequestrati due dei negozi del nigeriano, dove in spazi angusti risultava dalle carte, vi lavorassero anche 50 persone, con punte di 32 assunzioni al mese, un vero miraggio in tempi di crisi e disoccupazione.